rassicurare il pubblico che scegliere 110 immagini su 37.000 in bianco e nero e oltre 4, 5, 6.000 in diapositiva non è stata un'impresa, diciamo, da poco. Tuttavia, qual è il criterio che ha guidato la mia selezione? Il criterio è stato quello di fornire un percorso grosso modo che accompagna e leggermente precede la nascita del borghese fino agli anni di piombo. Questo archivio fotografico è finalmente stato sdoganato dopo tantissimi anni, molti non erano neanche a conoscenza del fatto che fosse nella città di Torino, che fosse depositato qui. Naturalmente questa è la prima volta da in assoluto che i fotografi, la rivista e tutto l'apparato culturale che essa ha rappresentato vengono ricordati. Forse non è un caso che questa operazione sia nata a Torino. Torino è una città silenziosa, io l'ho definita responsabile, con un codice etico, direi, del tutto particolare e diverso. Vi faccio un esempio calzante di quello che è lo spirito di noi torinesi. Nella cartella stampa, molto pudica, molto riservata, abbiamo inviato ai giornali delle fotografie d'arte, delle fotografie da qualità. Ma io personalmente non mi sono sognato di inserire delle fotografie gestuali, perché siamo a Torino. Non so se questo sia imbecillità o responsabilità, mentre invece intelligentemente il giornale del dottor Feltri oggi ha dedicato un'intera pagina a questa iniziativa e ha pubblicato, non dico coraggiosamente, ma tranquillamente le foto che riguardavano la gestualità. Non so se le stesse fotografie potevano essere pubblicate a Torino. Forse siamo troppo responsabili e troppo discreti. Ma parliamo di gestualità. Perché queste fotografie ebbero un successo clamoroso? Intanto rappresentavano un unicum nel panorama della periodicistica italiana e chi ha qualche anno, insomma in più dei 30-40, lo può sapere perché le edicole erano zeppe di settimanali di informazione, di cultura, di controcultura e così via dicendo. Il borghese arrivò, diciamo, a scardinare certi luoghi comuni subito, già alla sua uscita nel 1950, ma il famoso inserto fotografico fu posteriore. Attenzione a consultare i motori di ricerca, perché nei motori di ricerca, molto comodi e a portata di mano, esistono degli errori. Dicono i motori di ricerca che l'inserto fotografico del borghese nacque l'anno dopo, nel 51. Non è vero, perché l'inserto fotografico del borghese nacque nel 57.